fatta! Mirtha e Robin sono due ragazzi innamoratissimi, ma che amano anche sfidare la sorte. Giocando con il fuoco finiranno per compiere una scelta azzardata, perdendo la vita. Ma per Mirtha, nel cui cuore batte l'amore più grande, il desiderio di tornare in vita sarà più forte di tutto, trasformandola però in vampira. Non può fermarci nemmeno la morte. Se moriremo, ritorneremo. C'è questo slancio, no? Come Romeo e Giulietta di Shakespeare, no? Dove l'amore brucia ed diventa qualcosa anche di molto tragico, un po' come i nostri anni, la nostra giovinezza, va via in un soffio che si autocombustiona, che brucia, che finisce, che ci fa esaltare e anche disperare. In questo film spero di aver raccontato proprio quel momento. Robin, piace a tutte. Andrea De Sica, nipote del grande Vittorio, è acclamato per la sua opera prima I figli della notte, ma anche per la serie Netflix Baby, parte dal libro di Chiara Palazzolo, grande successo tra gli adolescenti e non solo, e racconta però qualcosa di più. Una storia di crescita, di morte ma anche di rinascita, di libertà in qualche modo, di speranza. Ho fatto delle cose orribili. Parliamo sempre di morte, di resurrezione, sembra un film di zombie, in realtà invece è un film che parla proprio di una voglia di vivere, invece che è sfrenata, che è molto, spero, potente, che arrivi a coinvolgere un po' tutti quelli che a un certo punto nella loro vita si sono sentiti, diciamo, messi sotto dalla vita, ma in qualche modo poi coi denti, quasi mangiandosela la vita, sono risorti. In questo film devo dire che una cosa bella è proprio la speranza poi che lascia. La speranza è qualcosa che ti tiene incollato tutto il tempo perché vuoi capire che cos'è. Tra Amore senza fine e i tanti omaggi al genere del vampirismo, dal Nosferatu a Twilight, passando per Dracula e Miriam si sveglia a mezzanotte, l'immaginario collegato all'argomento è amplissimo, anche se la scelta di De Sica è molto originale, ed è difficile scegliere per registi e protagonisti del film, tra temi e pellicole che raccontano molto più di semplici storie di vampiri. Devo dire che io ho una grande predilazione per il Dracula di Coppola perché mi ricordo quando da piccolo mi portarono al cinema, anche se poi appunto tutti l'hanno sempre parlato come di un lavoro più commerciale di un grandissimo regista, in realtà penso che l'ho rivisto recentemente, mi ha molto coinvolto, emozionato e penso che anche lì ci sia stato anche un ribaltamento della visione del personaggio femminile molto interessante, ecco. Vedo che loro annuiscono, quindi andiamo con Dracula, va bene così? Sì. Orgogliosamente, dai.